Tanto tempo fa, il grande Fritz creò l'universo. Mise in cielo le stelle e in mezzo al firmamento mise il mondo. Poi il grande Fritz creò tutti gli animali della terra e gli uccelli dell'aria e li fece da principio tutti uguali. Fra gli animali allora c'era El Arairà, il principe dei conigli. Egli aveva molti amici e insieme pascolavano l'erbetta. Ma con l'andar del tempo i conigli si misero a vagare e pascolare dappertutto e si moltiplicavano via via. Allora il grande Fritz disse a El Arairà: «Principe coniglio, se non sei buono tu a tenere buoni i tuoi, dovrò cercare io la maniera di farli rigare dritto». El Arairà non volle dargli retta e anzi gli rispose: «Il mio popolo è il popolo più forte che ci sia al mondo». Tanta arroganza mandò in collera il grande Fritz, che decise di fargliela pagare. Allora promise un regalo a ciascun animale per rendere ognuno di loro diverso dagli altri. Venne dunque a lui la volpe, vennero il cane e il gatto, venne il falco, venne la faina. E a ciascuno il grande Fritz donò un feroce desiderio di cacciare e divorare i figli di El Arairà. E l'Arairà si rese conto allora che il grande Fritz era troppo furbo e ne ebbe paura. Non aveva mai visto finora il coniglio nero della morte. «Amico mio», disse il grande Fritz, «non hai visto per caso El Arairà, il principe dei conigli? Vorrei fargli un regalo». «No, io non l'ho visto». Allora il grande Fritz disse: «Vieni fuori che benedico te al posto suo». «Non posso, io ho da scavare. La volpe benedirmi, benedicimi il sedere». «E va bene, così sia». Detto fatto, la coda di El Arairà divenne di un bianco così lucente che sembrava una stella. E le zampe di dietro gli crebbero lunghe e potenti. Sicché egli si diede a scappare per i monti, più veloce di qualsiasi altro animale della terra. Tutto il mondo sarà tuo nemico, o principe dai mille nemici, e come ti prenderanno, ti uccideranno. Però prima dovranno prenderti. E tu hai buone zampe e buone orecchie, e soprattutto rapidi riflessi. Perciò sii astuto, inventa trucchi e stratagemmi, e il tuo popolo mai sarà distrutto. Mai sarà sterminato. Thank you.
finisce il bosco. Ne ho presa di bella selvaggina. Già, ma ora non è più così. Mamma mia, com'è volato il tempo. Ho promesso a mia moglie di portarla in città stasera. Il sole d'estate tramonta tanto tardi che è già giorno prima ancora che si è fatta notte. È tutto tranquillo, vieni Quintilio. Eppure c'è un non so che di strano qui intorno. Senti un pericolo? No, no, non esattamente, ecco, è come... non saprei... qualcosa di opprimente, come l'afa. Però adesso mi pare tutto tranquillo, sì. Andiamo allora, dai. Vedi un po' se sai trovare un'agenziana. Se non ci riesci tu, chi ci riesce? Che succede? Quintilio, come al solito basta un moscerino per spaventarlo. Moscardo! È roba nostra, sgombrare. Ma è stato Quintilio a trovarla, Barbasso. E noi ce la papiamo. Le genziane aspettano a noi dell'Ausla, il corpo di guardia. Io non le sopporto più certe prepotenze. A volte mi viene voglia di lasciare per sempre questa conigliera. Andiamo, è meglio che ci allontaniamo da quei due. Moscardo! Moscardo! Ecco da dove veniva. Ora ho capito. Una cosa tremenda in arrivo. Che vuoi dire? Là, guarda quel prato. Sembra coperto di sangue. Sangue? Non dire fesserie. Che è vero. D'accordo, Quintilio, d'accordo. Si sta facendo buio. È meglio tornare alla tana. Tornare alla tana? Arriverà anche là, puoi starne certo, ci arriverà. È tutto intorno a noi. Su, dai, smettila, Quintilio. Bisogna andare via, via di qua, tutti quanti. Andar via tutti quanti? Sì, prima che sia troppo tardi. Ma cosa stai dicendo? Gli altri non verranno mai. Diranno che sei impazzito. Devi darmi retta, Moscardo. Qui sta per succedere qualcosa di molto brutto. Allora... sarebbe meglio parlarne al Gran Coniglio. Proviamo a dirlo a lui. Ma non credo che la cosa gli andrà a genio. Dobbiamo andare via da questa zona, tutti quanti. Andare via? Sì, prima che sia troppo tardi. Qualcosa non va. Ma che gli è preso? Che cosa c'è secondo te? Ma un pericolo in vista. Seguiamoli, cerchiamo di sapere che succede. Moscardo, tu sei Moscardo, vero? Sì, parruccone. Come mai sei qui? Noi chiediamo udienza al Gran Coniglio. Noi? Niente niente, anche lui chiede udienza? Sì, parruccone. È urgente. Che è questa storia? Ecco, vedi... Parruccone! Che vogliono quei due? Vogliono parlare al Gran Coniglio. E il motivo? Ecco, devo dire... Cacciali via! Ci penso io, Bugitopo. Sta a sentire, parruccone, quando mai ho chiesto udienza al Gran Coniglio io prima d'ora? Uffa. D'accordo, d'accordo. Aspettate qui. Vogliate scusarvi, signore. Ci sono due conigli che chiedono udienza. Posso ammetterli al vostro cospetto? Potete entrare, ma vi avverto che non è di buon umore.
Ah, castagna, sei castagna tu, vero? No, signore, io sono Moscardo. Moscardo? Oh, Moscardo, sì, conoscevo bene tua madre. E il tuo amico? È mio fratello, si chiama Quintilio. Tuo fratello? Quintilio, sì, sì. Dunque, ditemi in cosa vi posso aiutare. Ecco, lui dice che un brutto pericolo sovrasta la nostra conigliera. Un brutto pericolo? Davvero preoccupante. Di che razza di pericolo si tratta? Posso saperlo? Non lo so, gran coniglio, però è brutto, molto brutto. Ah, e che si dovrebbe fare? Andar via, tutti quanti, subito. Subito, in maggio, la stagione degli amori. E dove si dovrebbe andare? Lui ha avuto altre volte certi presentimenti e vi assicuro che non si è mai sbagliato. Se è così, datemi tempo per rifletterci. Magari ne parliamo un po' più in là, quest'estate. Non possiamo aspettare, non si può! In ogni modo, hai fatto molto bene ad avvertirmi, Castagna. Parruccone! Parruccone! Sono qui. Ma cos'era tutta quella storia? Ecco, signore. Tu, parruccone, devi fare buona guardia alla mia tana e proteggerla dai seccatori. Sì, signore. Comunque sarà meglio tener d'occhio quei due pazzi visionari. Sì, signore. Chi è là? Sono io. Dente di leone? No, Mirtillo. Dente di leone mi ha detto che lasciate la conigliera stanotte. Se è così, verrei via anch'io. Vorremmo venire anche noi. Qui mi puzza pure a me. Tutti bisogna partire. Quel barbasso mi ha seguito per un pezzo. Quelli dell'Ausla ci sorvegliano. Quindi prima filiamo meglio è. Le guardie dell'Ausla ci inseguono. Non siete mica in tanti a quanto vedo. Parruccone, sei fuori servizio? Sì, fuori. E ci resterò per sempre. Ho lasciato l'Ausla. Quintilio, ci ho pensato su a quel tuo presentimento. Ne sei proprio sicuro? Sì, sì, sicuro. E così ce ne andiamo. Partite. Tutti quanti. E per dove? Per dove non si sa, ma partire partiamo. Siete tutti in arresto. In arresto? Che vuoi dire? E perché mai? Dissenso, sobillazione e incitamento alla rivolta. Un grave pericolo incombe su di noi. Gravissimo. Sono il capitano dell'Ausla. È solo lui. Dovete venire con me, tutti quanti. Vattene via. Subito. Se no ti ammazziamo. Sarai ammazzato tu. Parruccone. Sì, Pungitopo, sono io. Quello va a chiamare le guardie dell'Ausla. Certo, ho deciso. Vengo anch'io con voi. Dobbiamo fermarci qui. Quintilio e quell'altro piccoletto sono esausti. Devono riposarsi. Parruccone ha ragione. Senti, solo dopo il bosco saremo al sicuro da quelli dell'Ausla. Solo allora ci potremo riposare. Io non sono mai stata in un bosco, Moscardo. Mi mette una paura. Seguitemi.
Un tasso! Da questa parte! Aveva ancora il muso sporco di sangue. Chissà cosa divorava. Meno male che era sazio, altrimenti toccava a uno di noi. Bisogna attraversarlo. Attraversarlo? Ti sembra una cosa facile? A che serve attraversarlo? È proprio necessario. Sì, però a nuotare io non ce la faccio. Sono esausto e Nicchio è ridotto peggio di me. Non possiamo restare qui. Io lo so dove dobbiamo arrivare. In un luogo alto, tranquillo, solitario e bello asciutto. Un posto da dove si domina tutto intorno e dove gli uomini non arrivano quasi mai. C'è un grosso cane nel bosco. Ci mancava solo questo. Un cane? Su, via, andiamo! Se quello ci fiuta, è la nostra fine. Chi sa nuotare, si tuffi. Gli altri si arrangino come possono. No, così non va bene. Ci siamo messi in questa impresa insieme e insieme ne usciremo. Moscardo, Moscardo, guarda! Galleggia. Che fortuna, siamo salvi. Presto, Quintilio, salta su! Argento, parruccone, buttateli in acqua, spingetela al largo! Presto! Sì, grazie. Hai avuto un'ottima idea, Mirtillo. È vero, e cerchiamo di ricordarcene, ci potrebbe tornare utile un'altra volta. Dobbiamo andare. Moscardo lo sa sicuramente. Mai visto un animale ridotto così. L'ha ucciso una macchina dell'uomo. Una macchina dell'uomo? Sì, un rududù. È una cosa che corre. Un cosa? Un rududù. Che corre? Sì, più forte di noi. Allora per noi è pericoloso, potrebbe prenderci. No, no, neanche si accorge di noi, non ci bada. Ti faccio vedere. Ecco, guarda. Visto? Non gliene importa niente. Su, che diavolo aspettate? Presto! Muoviamoci! Facciamoli riposare un po', Moscardo. No, qui, un pochino più avanti. Dove magari c'è una bella tana calda e accogliente. No, 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 non una tana, un campo. Un gran campo di piante odorose che ci ripareranno ben bene finché non ci saremo riposati. Incominci a parlare come un capo, Moscardo. Moscardo Ra. Moscardo Ra? Gran capo Moscardo? Sta fresco se aspetta che io lo chiami capo.
Povera Violetta. Cos'è successo? Meglio rimetterci in marcia. Dobbiamo fare tappa. Sono stanchi e spaventati. Hai ragione. Fermiamoci qui. No, qui non possiamo. È un posto da uomini questo. A quest'ora non ci sono. Sembra tranquillo. Entriamo. Che starà succedendo a casa nostra? Ah, quando ce ne stavamo nelle nostre tane. Asciutti, riparati, belli caldi. Ecci! Sentite, non possiamo continuare così. E va sempre peggio via via che andiamo avanti. Moscardo, ma dov'è che dobbiamo arrivare? Non manca molto ancora. Poi ci potremo riposare tutti. Ma quanto è lontano? Era meglio non partire. E se Quintilio si fosse sbagliato? Torniamo a vedere che è successo. Ritornare, dopo tutto quello che abbiamo passato. E magari farci uccidere tutti per aver aggredito il capitano Pungitopo. Non dire fesserie. Bisogna andare avanti, finché non arriviamo alle colline. Chi torna indietro non si salverà. Ma almeno lo sapete dove si deve andare, sì o no? Ora statemi bene a sentire, branco di incapaci. Mangiacaccole di ghiro. Si direbbe che venite da molto lontano. Tu abiti qui? Sì. Sì, la nostra zona, caro. Abbiamo qui le nostre tane. Avremo bisogno di fermarci per un po'. Perché no? Ce l'eravamo immaginato, sai. Però non mi pare che siate in tanti da poter vivere tranquilli per conto vostro. Senti, saremo in pochi, ma sappiamo difenderci. Come sei suscettibile, caro? Chi sei tu? Che cosa vuoi? Mi chiamo Primo la Gialla e non voglio proprio niente. Ma con gli altri come la mettiamo? Di tane vuote qui ce n'è parecchie. Cosa vuoi che dicano? Cari, vogliate scusarmi ora? Io detesto la pioggia. Strano odore. Meglio stare alla larga da quel Primo la Gialla e dalle loro tane. Può darsi, ma almeno lì staremo all'asciutto. Che penserà di noi se poi non ci andiamo? Ve lo dico io, penserà che abbiamo paura. Paura? Chi ha paura? M'è parso cordiale, amici. Ma che cosa ci guadagnano ad ospitarci nelle loro tane? È da fessi star qui, sotto la pioggia. E allora, avanti, su, andiamo! Non hanno voluto ascoltarmi. Tu invece sai che ho ragione, ma vuoi andare con loro, vero? Moscardo! Vieni anche tu, Quintilio.
di nuovo quell'odore. Sembrerebbe odore di uomo. Oh, carissimi, ma che bravi, che gentili. Siamo lieti di avervi con noi. Una conigliera bella grande questa qui, eh? Ah, sì, sì. Ma prego, non fate complimenti, favorite. Qui non mancano mai verdure fresche, carote, lattuga. L'uomo le butta via. L'uomo? Quale uomo? Dicevo, parecchie tane sono disponibili qui da noi. E quindi vi potete accomodare dove meglio vi aggrada. Sei solo? Dove sono tutti gli altri? Prego, mangiate. Mangiate quanto vi va. Fate come se foste a casa vostra, con permesso. Ma dove saranno tutti gli altri? Già, ho provato a chiederlo a quel primula gialla, ma non ha risposto. Abbiamo tutti un'aria triste, come gli alberi in autunno. Sarà, ma io sono convinto che abbiamo cambiato in meglio. Voi credete che l'uomo sparga il cibo là fuori per buon cuore? Comunque, non è avvelenato. C'è qualcosa di innaturale, di funesto e di misterioso in questo posto. È come trovarsi in una nebbia che t'avvolge e ti inganna e ti fa smarrire. Sentite, noi adesso ci si raduna e ci si racconta qualche bella storia. Ne avrete anche voi da raccontare. Moscardo può raccontarvi le nostre peripezie fin quando non siamo capitati in questo posto. Sarà davvero molto interessante. Dente di leone, perché invece non ci racconti una bella storia di Ela Rai Rai? Di Ela Rai Rai e delle sue storie non è che ci interessi molto. Sono belle favole e basta. Sì, ma sono piene di astuzia. Quello che a noi occorre è la dignità. E soprattutto saper accettare il proprio destino. Come dice un nostro poeta, se posso citare i suoi versi. Certo, sì, sì, certo. Come no? Sì, certo. Cita pure. Dove ten vai, ruscello? Ten vai lontano, lontano. Portami via con te, ruscello, nel tuo misterioso viaggio. Oh, grande Fritz, nostro signore, portami via lontano nel cuore della luce e del silenzio. Ti do la mia vita in cambio del silenzio. Non ne posso più, ne ho abbastanza. Dove vuoi andare? Via, sulle colline. Ma come, per conto tuo? Da solo? Morirai. Morirete prima voi di me. Sei proprio deciso a guastarci la festa, eh? Ma no, io... Sempre io. Non pensi che a te stesso? C'è una nebbia intorno a me. Va tutto male. Siamo nei guai. Mi prude lo zampino. Ho un presentimento. Ma non dire così. Quintilio, con me hai chiuso. E quel che è peggio, anche gli altri hanno chiuso con te. Parruccone, sta calmo. Sei finito in una trappola. Cosa ti hanno insegnato quelli dell'Ausla? Pensaci. Inutile, portare fil di ferro. Corri, Quintilio. Corri a chiamare tutti gli altri. Mirtillo, Argento e Primula Gialla. Fa presto, se no muore. Mirtillo, Dente di Leone, presto, venite. Presto, è successo qualcosa a Parruccone. Respira ancora. Che possiamo fare? Bisogna allentare il fil di ferro in qualche modo. Sì, ma come? Arriva o no, Primula Gialla? Forse lui se ne intende. Non è voluto venire, anzi mi ha detto di non parlarne nemmeno. Cos'è che t'ha detto? Ho trovato. Il fil di ferro è attaccato a un piolo. Bisogna scalzarlo al più presto. Il piolo sotto si restringe, finisce a punta. Però non riesco ad entrarlo bene. Nicchio, provaci tu, svelto. Che legno duro. E sotto non si respira. L'ho rosicchiato quasi tutto. Dagli il cambio tu, Quintilio. Non lo sento più respirare. Ecco, spezzato, si è rotto in due, è venuto via. Il piolo è saltato, Parruccone, sei salvo. Secondo me è morto. Ti abbiamo liberato, forza, Parruccone. Sei salvo. Oh no, ti prego, non morire. È inutile. Non c'è più speranza. Che faremo senza di lui? Il mio cuore se n'è andato via perché... Oggi il mio amico ha cessato di correre.
Sono cose che si pagano. Tanto cibo, tane comode, ma nessuno deve mai chiedere dov'è il tale, né bisogna mai parlare di trappole, eppure è pieno di trappole qui intorno. Per colpa loro è morto Parruccone. Argento ha ragione. Cacciamoli via, occupiamo le loro tane e sistemiamoci qui. Sì, all'assalto della conigliera. Sì, sì, occupiamo le tane. Oh, grande Fritz, ma siete proprio scemi. Quella conigliera è una tomba, è fatta con le ossa dei conigli morti. Io l'ammazzo. Parruccone! Oh, allora sei vivo? Come ti senti? Ti credevamo morto. Parruccone! Lasciatelo in pace, fatelo riposare. Non ho bisogno di riposo io. Che facciamo adesso, Quintilio? Andremo via da qui. Guardate. Eccolo là il posto per noi. Quelle colline alte, solitarie, dove la vista spazia dappertutto e si odono rumori da lontano. E il terreno è asciutto come la paglia secca in una stalla. Dobbiamo arrivarci ad ogni costo. Andiamo a dare un'occhiata alla fattoria. Alla fattoria, Moscardo? A far cosa? Ci saranno cani e gatti. Oh, mio piano, ascolta. C'è pericolo? Ma che ha fatto? Andrà tutto liscio? Sta tranquillo. Allora, andiamoci tutti. No, soltanto io e te. Ci deve essere un cane. Dove? Sì, ma è legato. Comunque teniamoci alla larga. Se abbaia sveglia tutta la fattoria. Villa BBC, trasmettiamo le ultime notizie dall'interno. Sono ancora svegli, Moscardo. Torniamo indietro. Diamo ancora un'occhiatina, coraggio. Coniglie! Per questo sei voluto venire. Entriamo su, non avere paura. Sì, può stare tranquilli qui dentro. Ma certo, tu aspetta qui. Ma se dovessi vedere un gatto... Un gatto? Mi avverti subito, mi raccomando. D'accordo. Io sono Moscardo. Moscardo. Io mi chiamo Cedrina. Da dove vieni tu? Oh, da tanto lontano. I miei amici e io viviamo in libertà. Pascoliamo nei campi, ci sdraiamo al sole. E voi non uscite mai di qui? Ma certo. A volte i bambini del fattore ci portano sul prato qui davanti. Non vi piacerebbe fuggire con noi? Fuggire con voi? Ma come? Come facciamo? Moscardo, c'è un gatto qui fuori. Devo tornare dai miei amici adesso, ma torneremo presto. E se vi fa piacere potrete venire con noi. Dov'è il gatto? Eccolo là, ci deve aver fiutati. Ti porto in salvo io. Grazie, sei un vero amico. Tu vieni appresso a me. E chi ti molla? Sei pronto a scappare? Prontissimo. Ehi là, sembri un gatto morto di fame. Scommetto che non sei buono a correre, eh? Lecca piatti, gattaccio impostore, occhi affrittata, re della mondezza. Ce la fai a scappare, sì o no? Te lo faccio vedere io. Mi sa proprio di no. Ma cos'è tutto questo chiasso? Tabby! Tabby! Lascia stare quel coniglio! Che gatto
ti bacio! Sarà un gatto. Non lo so. Barrufone. Barrufone. Silenzio, voglio sentire. Barrufone. Barrufone. È il coniglio nero della morte. Non dirlo neanche per scherzo, sennò questi se la fanno sotto. Al coniglio nero bisogna sempre obbedire, non lo sapete? Quando chiama, si deve andare da lui. No, resta dove sei. Chi va là? Tutti morti. Tutti morti. È il capitano Pungitopo. Pungitopo, sono io, Parruccone. Vi ho trovati. Finalmente. È ferito. Guardate che brutta ferita ha sulla spalla. Mi ricordo di te. Tu sei quello che aveva previsto ogni cosa. Perché? Che è successo? La nostra conigliera. Distrutta. Distrutta? E in che modo? Sono venuti certi uomini. Hanno bloccato le tane. Nessuno poteva più uscire. Si è sentito uno strano rumore, come un sibilo. E poi l'aria si è fatta cattiva. Le gallerie intasate dai cadaveri, nessuna via di scampo. Erano tutti impazziti. Ogni cosa, i conigli, la terra, le radici, l'erba, tutto era impazzito, tutto saltava in aria. Gli uomini ci hanno sempre odiato. No. Hanno distrutto la nostra conigliera perché gli dava fastidio. Gli uomini rovineranno ogni cosa sulla terra. Ho vagato per giorni. Alla vostra ricerca. Gli Efrafrani non volevano lasciarci andare. Mi hanno trinciato un orecchio. Guardate. Io volevo ritrovarvi. Gli Efrafrani? Ma di che stai parlando? Pungitopo. Lasciatelo in pace. L'ha passata brutta. Ci racconterà tutto quando si sarà riposato. Chiede udienza, generale. Una femmina? Vuole vedermi? Dice che viene come rappresentante di un gruppo. Falla entrare. Ti chiami? Kaisentraia. Non essere spaventata. Sei al sicuro qui. Ti ascolto. Parla pure. Il gruppo di cui faccio parte propone che ci sia consentito di migrare per fondare una nuova conigliera. Una nuova conigliera? Ma neanche a parlarne. Ma non vi rendete conto? Qui sta crollando tutto. Spiegati meglio. Certe di noi non possono figliare, perché qui siamo sovraffollati. Basta così, non se ne parli più. Ma non andremo molto lontano. O restate qui o niente. Io... Vi ringrazio, generale. Garofano, falla tenere d'occhio quella lì. Ci siamo, Moscardo. È lassù che dobbiamo fermarci. È quello il posto per noi. Fammi capire bene, Quintilio.
Vorresti farci arrampicare fino in cima? Sì. Su, Nicchio, coraggio! Venite a vedere! Guardate, si vede il mondo intero da quassù! Ho trovato una tana, Moscardo! Là, sotto quel faggio, con una grande entrata e non c'è puzzo di morte o malattie. Oh, grande Fritz delle colline, questo posto l'hai creato proprio per noi. Il grande Fritz l'avrà creato, ma è stato Quintilio a trovarlo. Niente di simile. È una specie d'uccello. Sei ferito? Ho un'idea, Maruccone. Vedi un po' se riesci a trovare dei vermi. Vermi? Io andare per vermi? E poi perché? Che Fritz ti benedica. Io molto presto alzarmi. Da solo non ce la fa. Bisogna aiutarlo. Un uccello? E a che scopo? Noi aiutare te. Andare via! Perché tu aiutare me? Cosa è capitato a te? La caccia dannato mi saltare addosso, gatto di fattoria! Sì, noi conoscere. Noi portare te alla tana? Lascia andare! Andare via! Ala, non vuole mai io potere camminare tu! Molto lontana? Da dov'è che vieni? Da grande, grande acqua! Io nido vicino grande acqua! Grande acqua! Grandi onde, enorme onda, io care, Io credevo che una volta sistemati qui tutto sarebbe andato bene, invece no. Ora che ci siamo mi rendo conto che non è così semplice. Che vuoi dire? Questo posto è sicuro e tranquillo come diceva Quintilio. Credo che ce la siamo cavata molto bene. Ma non abbiamo neanche una coniglia. Già, le coniglie. Neanche una. E quindi niente coniglietti. E così morti noi non resta più nessuno. Per questo sei andato alla fattoria? Speravo di convincere qualcuna di quelle coniglie a venire qui con noi. Che si fa allora, Moscardo? Ci mettiamo alla ricerca. Ma dove? Da quando siamo qui neanche l'odore di altri conigli. Ho un'idea. Kear. Mandiamo lui in ricognizione. Cresta, non casa con questo buco. Dov'è moglie? Dov'è piccole figlie? Scusa. Mi fai passare? Che fa uovi tanti? Io me co fa uomini nuovi. Nasce figli, noi portare mangeria. Arriva la troni, noi combattere. Fui stupidi conigli! Non affere mogli! Dove essere figli? Dove essere madri? Mi smorì, grosso quaio per fui! Qui ci vuole mogli a voi! Buona idea, Moscardo! Fai niente, cerfello, non pensa a finire. Necessaria moglie per fare figli. Ascoltate, io grande pensata. Mi ha la guarita, io follo per voi. Io trovo a voi coniglie femmine. Con attenti. Che splendida idea, Kear. Ma come ti è venuto in mente? Tu essere uccello molto furbo. Quando essere pronto a volare? Io fola quanto vuole, fatevi indietro! Quanto io fola, fate largo, indietro, aria, aria!
Io messo a fire grande spazio. Anche agli apposta piume pulite. Pronti! Spicca volo! Io decollare. Io caprere, fare acrobazie, io grande acrobata. Quello non lo vedremo più, Moscardo. È inutile sperare che ce le trovi lui le coniglie. Se ne sarà tornato alla sua grande acqua. Forse hai ragione tu. Ascoltami bene, Mirtillo. Va a chiamare Dente di Leone e troviamoci qui quando gli altri dormono, capito? Io ti consiglio di non andare. Di che hai paura? Non correrò alcun rischio, Quintilio. Agiremo con la massima cautela. Sei? Sono io. Siamo tornati. Moscardo! Che fate qui sopra? Siamo venuti a liberarvi. Volete venire via con noi? Noi stiamo bene qui. Io sì, vengo. D'accordo. Andiamo. I conigli di Lucy sono scappati, guarda. Dobbiamo riprenderli alla svelta. C'è un coniglio selvatico. È laggiù. Non ho visto bene se l'hai colpito o no. Deve essere là, in mezzo a quell'ortica. Andiamo a dare un'occhiata. L'ho beccato di sicuro. C'è sangue, vedi? Sì, ma non vuol dire niente. Chissà dove è arrivato ormai. Questa volta hai fatto padella. No, l'ho preso. Comunque non possiamo stare tutta la notte a cercarlo. Bisogna riprendere quelli che sono scappati dalla gabbia. Successa una disgrazia. Hanno sparato a Moscardo. Oh no! Il coniglio nero della morte compie la volontà del grande Fritz. Ma lui non fa altro che il proprio dovere. Moscardo non è morto. Seems to know where you are and what to do.
È rimasto ferito. Gli hanno sparato alla fattoria. Su, via, seguimi. Andiamo. Voi tirate fuori i sassolini neri? Spiegati meglio. Quando fucile sparare c'è sempre sassolini neri. Tu visto mai? Io tirare fuori i sassini neri, lui nix morire. Guarire, io. Fa fettere che zampa. Ah, tanti sassolini. Ce l'hai trovato qualche coniglia? Dai, frafra. Puoi guidarci fin là? Molte coniglie. Ma anche molti conigli. Le buscheremo anche da una sola pattuglia. Che intendi dire? Li vedi questi segni? Me li hanno fatti loro. È un marchio di riconoscimento che stabilisce il turno del pascolo. Perché? Frafra non si può pascolare quando vuoi. Anche lì c'è l'Ausla. Il loro capo si chiama Vulneraria. Generale Vulneraria. E anche tu, parruccone, gli terresti testa, credo. Sotto di lui ci sono i capitani. Ogni capitano comanda un pattuglione. Se uno esce a pascolare fuori del turno assegnato, lo portano davanti al Gran Consiglio per punirlo. Qualcuno riuscirà pure a scappare. Ne presero uno che tentava di scappare mentre io ero là. Si chiamava Nerigno. Quando ebbero finito con lui, aveva le orecchie a brandelli, tutte e due, peggio di questa mia. E gli è andata bene che non ci ha rimesso la pelle. Io ero diventato amico di una femmina, Kaisentlaia si chiamava. Senza il suo aiuto non sarei riuscito a scappare. Perché non è fuggita insieme a te? Non voleva abbandonare il suo gruppo. Ci sarà qualcuna che possiamo convincere a scappare? Oh, certo. Ma fuggire dai frafra è impossibile. Tu però ci sei riuscito. Soltanto perché il grande Fritz non ha voluto che le guardie dell'Ausla mi raggiungessero. Non ho visto che fine hanno fatto. Deve averle stritolate il treno. Non sarà un'impresa facile, ma non abbiamo altra scelta. Partiremo non appena io sarò in grado di camminare. Questa tua idea non mi piace per niente, Moscardo. Tu resti qui, Pungitopo. Quelli di Efrafra ti conoscono, sarebbe pericoloso. Io ci sono stato a Efrafra e vi dico che è un'impresa che potrebbe costarvi la vita a tutti quanti. C'è una volpe. Fermi tutti, che nessuno si muova.
vorrà fare? La vuole portare lontano da noi, suppongo. Su, presto, via di qua! Ma perché? Su, via, svelti, sbrigatevi! Non sei ferito! Ma è stato meglio di così! Su, andiamo! Ma che cosa hai combinato, parrucone? Ho perso la testa. Ero nervoso, agitato, al pensiero di quelli di Efrafra. Però adesso mi sento meglio. Perché hai urlato a quel modo, si può sapere? Non ho urlato io. Io avevo appena smesso di fare lo zoppo, pronto a scattare, quando ecco che mi trovo muso a muso con un gruppo di conigli. Io cerco di avvertirli che c'è una volpe, ma quelli cosa fanno? Tentano di fermarmi. Uno di loro mi fa: non ti muovere! Allora io lo stendo a terra. Dovevo farlo e corro via. Subito dopo ho sentito quell'urlo tremendo. Sicché la volpe ha fatto fuori quell'altro coniglio. Sì, purtroppo. È colpa mia, senza rendermene conto gliel'ho fatto arrivare addosso io. Quello buono restare, quelli a rifare! C'è una pattuglia! Ya, ya, quelli a rifa, vuoi cercare! Quasi qui ci avvicini, fuori andare fiume, così quelli poi non trovare! Su, avanti, muovetevi, sotto il ponte, se ci tenete alle vostre orecchie! Ya, svelti! Dall'altra parte c'è strada di ferro, io penso che quelli non piace traversare strada di ferro! Moscardo, voi andate, per me questa è l'occasione buona per entrare in Efrafra. Ma è troppo rischioso. D'accordo. Sii prudente, parrucone. Kerr volerà da te domani al tramonto in quel campo di cavoli. Tu gli dirai com'è andata, capito? Ehi, Moscardo, cosa aspettate? Piccoroni! Ha ragione lui, Moscardo. Dovete andare via subito. Sì, aspetteremo giù al fiume. Facci sapere cosa dobbiamo fare. Per il momento basta che facciate in modo che non vi vengano dietro. Presto, andate! Prima che ci piombino addosso. Una pattuglia dell'Ausla. Sta attenta a Kaisentlaia. Generale, abbiamo fermato questo sbandato e l'abbiamo portato qui. Chi sei? Il mio nome è Parrucone. Generale. Generale. Che ci fai da queste parti? Io ho intenzione di stabilirmi qui a Efrafra, generale. Perché? Mi stupisce che me lo chiediate. Eh? Generale. No. C'è qualcosa di strano se uno vuole unirsi a voi? Sono io che faccio le domande. Che cosa sai fare? Sono bravo a correre e a combattere. Sei bravo a combattere. Sono stato ufficiale di un'ausla. Dunque, vuoi stabilirti qui? Pensavo di potervi essere utile. Bene, per ora verrai assegnato a una pattuglia. Riceverai ordini dal comandante Garofano. E se hai voglia di una femmina, qui puoi scegliere quella che vuoi. Ora sei un ufficiale. Ah, grazie, generale. Perciò verrai contrassegnato con questo marchio. Oh! Questi efrafrani saranno veloci e spietati. Dobbiamo trovare la maniera di non farci prendere. Se Pungi Top ha detto il vero, non possiamo affrontarli in combattimento. Allora bisogna giocare d'astuzia. Che cos'è che ti ingozzi, Kear? Un pescio! Pescio fresco! Moscardo, vieni a vedere. Che cos'è? Che bella essere parca! Uomo fare parca per andare su acqua! Guardate, galleggia! Galleggia! Tu non ci vai a pascolare? No, non è il mio turno di pascolo. Raccontagli perché sei stato punito, Nerigno. Io sto qui perché tutti vedano... A voce alta! Io sto qui perché tutti vedano come sono stato punito per aver tentato di scappare dalla nostra conigliera. Però con me il Gran Consiglio è stato molto generoso. Ha tentato diverse volte di scappare,
L'ultima volta l'ha riacciuffato il comandante Garofano e il Gran Consiglio gli ha fatto lacerare gli orecchi e gli ha ordinato di mettersi in mostra a ogni turno di pascolo perché serva da esempio a tutti quanti. Secondo me non resisterà a lungo. Una di queste sere incontrerà un coniglio più nero di lui. Quella coniglia là, come si chiama? Ti piace, eh? Di la verità. Si chiama Kaisentraia, ma cercherei altrove se fossi in te. Quella lì è una pianta grane. Il Gran Consiglio già la tiene d'occhio. Tu adesso andare a parlare con Parrucone, intesi? Io andare a parlare con Parrucone, capito? Lui stare campo vicino ponte strada di ferro. Andare da lui. Vicina strada di ferro, capito? Io lui truffare! Lui dire te qual è suo piano. Lui dire me piano, allora io spiccare volo! Tu stare attento, non dare nell'occhio. Sta trancabillo. Io furbo, io silenzioso. Nessuno fetere me. Niente paura. Eh? Via che! Tu aspetta qui! Sì. Devo parlare con te. Faccio parte del tuo gruppo e quindi devo ascoltarti. Ti ricordi di un coniglio grigio chiaro di nome Pungitopo che aiutasti a scappare? Mm? Mi stai scambiando per un'altra. Ascolta, Kaisentlai, ascoltami bene. Io provengo da una conigliera dove si vive in libertà, dove ognuno può fare ciò che vuole. Sono venuto per portare via da Efrafra tutti quelli che lo vogliono. Potresti essere una spia mandata dal Gran Consiglio. Kaisentlaia, sai bene che non lo sono. Fidati di me. I miei amici non sono lontani. Vuoi venire con noi? Prova a convincere anche le altre. Non ho più quel coraggio che avevo una volta, Parrucone. Riusciremo a scappare dai Frafra. Credimi. Sì. Voglio crederti. Fammi a sentire attentamente. Yeah! Ascolto. Siamo pronti. Si scappa al tramonto. Appronti. Yavol! Abbassa la voce. Saremo in parecchi, vedrai. L'appuntamento è al ponte di ferro. Comando. Al tramonto. Bene! Che idea? Tu dovrai guidarci fino al fiume. Che bella trovata! Che trovata? Stai in guardia. Se vedi una pattuglia che ci insegue, devi metterli in fuga, terrorizzarli. Io folare impicchiato su loro. Come Stukas, E ricorda, al tramonto. Tu molto simpatico. È deciso. Quando? Fai radunare tutte quelle che puoi nel luogo convenuto all'ora del pascolo serale. E se c'è qualche imprevisto? Andrà tutto liscio, ce la faremo. Sì, ce la faremo. Io lo sento quando le cose vanno bene, Parrucone. Certe volte mi pare di vedere una bella collina con tanti alberi. O forse sto diventando pazza. Io ho un amico che parla come te, si chiama Quintilio. Saremo pronte. Al tramonto, dunque. Anche un uccello combatterà con noi. Un uccello? Questo vulnerario non se l'aspetta. Parrucone! Chi era quell'uccellaccio bianco con il quale stavi parlando stamane? Ci stavo parlando. Comunque gli stavi molto vicino, perché? A me gli uccelli non hanno mai fatto del male. Non t'ho chiesto questo. Beh, se devo essere sincero, stavo cercando, ecco, di far colpo su di voi. D'ora in poi, non sconfinare più dalla tua zona, Sì, signore. Non ho ancora finito. Cosa sai a proposito di una certa volpe? Una volpe, signore? Sì, certo.
che tu hai attirato su un gruppo dei nostri. Non l'ho fatto apposta, non lo sapevo che erano là. Ma non ne hai fatto rapporto? Su tutto ciò che esula dall'ordinario, bisogna fare rapporto. Non l'ho ritenuto un fatto straordinario scappare da una volpe. Quei conigli erano una nostra pattuglia sulle tracce di una banda di forestieri. A proposito, tu non sai niente di costoro? Ho visto alcune orme, ma oltre a questo non so niente. Andrò fuori io stesso domani alla testa di una pattuglia. Passeremo la strada ferrata e cercheremo di rintracciarli. E tu, parruccone, verrai con noi. Sì, signore. Garofano, seguilo. E non perderlo di vista. Sarò la sua ombra. Mi hanno detto di avvertirti che il pascolo del tramonto è stato annullato. A me nessuno ha detto niente, caro parruccone. Guarda alla tua destra e capirai perché. Hanno scelto la libertà! Tu non vieni! No! Generale, quel nuovo ufficiale è scappato. Parruccone? Sì, ha ferito Cerfoglio, poi è scappato insieme a un gruppo di dissidenti. Perdonami, grande Fritz. Io gli cavo gli occhi. Lo voglio vivo o morto. Siamo arrivati. Non c'è ancora l'uccello. Sarà qui senz'altro, guai se non ci fosse. Dove diavolo sarà? Cosa fai qui? È un pezzo che aspettare. Qui niente tramonto. Qui solo grande pioggia. Ma dove saranno? Dovrebbero essere già qui a quest'ora. Argento, va tu al ponte di ferro e cerca di avvistarli. Stanno arrivando. Parruccone, è il generale. Vulneraria. Che facciamo adesso? Era quasi fatta. Venderemo cara la pelle prima di darci per vinti. Parruccone! Brutto traditore. Garofano, riporta tutti questi miserabili alle loro tane. Quanta te ti faccio fuori con le mie zampe. Non ti riporto indietro vivo. Fatti sotto allora, dittatore dal cervello bacato. Ma cosa? Ti fido, sai! Ti fido, sai! Via di qui, uccellaccio maledetto! Sempre dritto, verso il fiume. Avanti, non fermatevi, è un amico. Ce l'hai fatta, parruccone, ci sei riuscito. Già, ce l'ho fatta. Ma non è ancora finita. Allarme! Attento, parruccone, grosso coniglio, essere rifatto. Continuate a correre, giù al fiume. Abbiamo vulnerari alle calcagna. Hai tradito la mia fiducia. Ma adesso non hai più scampo. O ti butti nel fiume o sarai fatto a pezzi. Non ci puoi più scappare. Garofano, Verbasco, al mio via, dategli addosso. Quell'uccello non può più salvarti. Eccolo che arriva. Alla parca! Thank you.
l'azione compiuta. Cosa fare, fui, adesso? Noi tornare a casa, Kear. Good, fui tornare con lei, noi a partire, che vi finito mio lavoro. Io torno a grande acqua. Tu curare bene tua ala. Quanto inferno, mol di freddo, io ritorno qui. Tornare quando vuoi, e grazie di tutto, Kear. Grande acqua. Tappate gli ingressi delle tane! Tutti sotto, al riparo! Che succede? Il generale Vulnararia! Dove? Il bosco laggiù, è pieno di efrafrani! Io non ci torno con loro! Fuggiamo! Chi vuole andarsene vada pure! Ne abbiamo passate tante per arrivare in questo posto e io di qui non me ne vado! Io neppure, ma prima di andare via con il coniglio nero un paio di efrafrani me li porto appresso! Tappiamo ben bene gli ingressi, ne avranno da scavare per stanarci e se restano a lungo all'aperto attirerà i predatori! Gli efrafrani non si arrenderanno mai! Nerigno ha ragione, è meglio andar via! No! Restiamo, c'è un sistema migliore. Lasciami venire con te. No, ti conoscono troppo bene, meglio che vada io solo. Voi tappate quei cunicoli, tornerò presto. Ci riporteranno ai frafra e le loro guardie ci... Calmati, non è ancora la fine per noi, troppo ce ne vorrà. Tu eri uno di quelli della barca. È Parrucone che ti manda. Sono solo un amico di Parrucone. Il conto che abbiamo lasciato in sospeso in riva al fiume, lo salteremo adesso. Sarebbe meglio per tutti se ci mettessimo d'accordo. D'accordo? Molto bene. Ecco qua le mie condizioni. Consegnateci immediatamente le nostre coniglie. Questo non possiamo accettarlo, ma ho qualcosa di meglio da proporre per entrambe le parti. Voi non siete in condizione di trattare. Non dovremmo combattere fra noi conigli. Abbiamo già abbastanza nemici. Meglio metterci insieme. E d'accordo creiamo un'unica conigliera libera e indipendente. Ah, che sciocchezza, io non ho tempo da perdere. Devo ucciderlo, capo? No. Andrà a riferire le mie condizioni. Dirai al tuo capo Parruccone che se lui e Kaisentrai e tutte le altre non saranno ad aspettarmi quando verrò a prenderle, vi sgozzerò tutti dal primo all'ultimo. Vi ricordate come gliele suonammo a quei topacci del cimitero? Ce la siamo cavata benissimo, no? Sì, certo, ce la siamo cavata benone. Gli efrafrani attaccano le radici, tra poco saranno qui. Oh, che freddo. Che è, Quintilio? Non ti senti bene? Sto cercando di ascoltare, ma non riesco a sentire. Qualcosa mi trascina, Moscardo, come una corrente. Oh, che freddo, tanto freddo. Quintilio! Sto gelando. Quintilio! Non mi senti? Ascolta. È qualcosa di strano. Che potrebbe essere? Fuori! Fuori! Uscite! Deve essere quell'uccellaccio che ci attaccava veloce come il fulmine. E hanno anche un'altra bestia. Quella che li ha portati via sul fiume. Garofano, è meglio rientrare alla base. Chi ha detto questo? Nessuno, generale. Io ho dato ordine di scavare. Dateci sotto. In nome di Fritz, fallo smettere, Moscardo. Se no qui saltano i nervi a tutti quanti. Svegliati, Quintilio, svegliati. Torna in te. C'è un cane sciolto nel bosco. Vedo un grosso cane sciolto nel bosco. Bisogna attraversare il fiume. C'è un cane sciolto nel bosco. C'è un cane sciolto nel bosco. C'è un cane sciolto nel bosco. Devo uscire con i più veloci. Dente di leone, mirtillo. Anche Casentraia è veloce. Bene, ho un piano.
Se funziona, è la fine per il generale Vulneraria. Non appena saremo usciti, bloccate questo cunicolo e organizzate le difese. Teneteli a bada il più a lungo possibile. Non cedete qualunque cosa accada. Dove andate? E la Raira mi ha detto quello che devo fare. Lasciateli andare quelli là. È il loro capo parruccone che io voglio. Non deve sfuggirci. Kaizentlaya, tu nasconditi qui. Al momento opportuno scappa verso la nostra conigliera. Tutto dipende da te. Sarò pronta. Oh, grande Fritz. Lo so che hai fatto tanto per noi. E mi dispiace dover chiederti altro. Ma il mio popolo corre grave pericolo in questo momento. Quindi vorrei fare un patto con te. La mia vita in cambio della loro. Non passa giorno né passa notte senza che una coniglia non doni la sua vita in cambio di quella dei suoi cuccioli. O che un eroico capitano dell'Ausla non si immoli per il suo capo. Ma patti no, patti non se ne fanno. Quello che deve essere, sarà. Tu ti apposti qui, Mirtillo. Tienti nascosto e non muoverti e non avere fretta, mi raccomando. Ti è ben chiaro quello che devi fare? Sì. Generale! Bella storia da raccontare. E sarai tu a raccontarla. Ce la fai a scappare, sì o no? Mi sa tanto di no. Scommetto che non sei buono a correre, eh? Toby! Toby! Lascia stare quel coniglio! Te lo dissi che avrei cercato di far colpo su di te. Spero d'esserci riuscito. E io ti dissi che ti avrei ucciso con le mie zampe. Qui non c'è nessun uccello bianco ad aiutarti. Per l'ultima volta, arrenditi. No, mai.
Il mio capo mi ha ordinato di difendere questo passaggio. Il tuo capo? Un cane! Scappiamo! Si salvi chi può! Dove andate? Tornate indietro, sciocchi! Correte! Vigliacchi! Scappate! Tornate qui a combattere! Avete paura di un cane? Il corpo del generale Vulneraria non fu mai ritrovato. Può anche darsi che egli viva ancora, selvatico e feroce, da qualche altra parte. Da quel giorno in poi, però, le mamme coniglie avrebbero detto ai loro cuccioli disobbedienti che se non facevano i bravi, sarebbe venuto il generale a portarli via. Questo fu il monumento a Vulneraria e forse a lui non sarebbe dispiaciuto. Sera, quando il grande Fritz ha terminato il suo lavoro quotidiano e si riposa tranquillo nel cielo tutto rosso, Ella Raira e i suoi figli, e i figli dei suoi figli, escono dalle loro tane e mangiano e giocano fra l'erba, perché sono suoi amici. Moscardo ha promesso loro che mai potranno essere distrutti. Mi conosci, vero? Io? No. Ah, sì, mio signore. Ti conosco. Vengo a chiederti se vuoi entrare a far parte della mia Ausla. Noi saremmo felici di averti. E so che piacerebbe anche a te. Da un po' ti senti molto stanco, vero? Se sei pronto, possiamo anche andare subito. No. No, non preoccuparti per loro. Se la caveranno, sai, loro e tante migliaia come loro. Se tu vieni con me, ti mostrerò quello che intendo dire. Tutto il mondo sarà tuo nemico, o principe dai mille nemici, e ogni qualvolta ti prenderanno, ti uccideranno. Però prima dovranno prenderti. E tu hai buone zampe e buone orecchie, o principe dai rapidi riflessi. Sii astuto, inventa trucchi e stratagemmi, e il tuo popolo mai verrà distrutto, mai sarà sterminato. Thank you.